Buonasera, Presidente Berlusconi. Un foglio qualsiasi da tenere in mano. Un foglio qualsiasi da tenere in mano. Come un foglio qualsiasi? C'è un foglio qualsiasi, un foglio! Le do il benvenuto, non di questo. Ce l'ha il foglio? Bene. Datemi un foglio qualsiasi. Sì. Ce l'ha già, gliel'hanno primo, dato. Primo, secondo, acqua coperto, sì. 12 euro, bevande scuse. Sì. Cosa sta leggendo? Cosa sta leggendo? Beh, buono, vero Renato? Non mi chiamo Renato, no. E da quando? Mi dispiace. Comunque, caro Renato. Non sono Renato. Non sai piacere che fa... mi fa vedervi così vivi. Siamo così, soprattutto a un'ora così tarda, sì. Nel cuore della notte, che sono quasi le sette. No, aspetta, le sette del pomeriggio non è tardi. Perché io vado a letto alle due, dopo medicina 33, e poi mi sveglio alle 23, faccio la pipì, poi ritorno a letto fino alle 7:30 del mercoledì. Là. Che poi però pranzo alle 9, mangio mentre dormo e dormo durante le interviste. Ciao, bacino. No, non ricominci, Presidente, non ricominci col micropisolino. Mi date un altro foglio? Ma ce l'ha questo il foglio? Non va bene, mi date un altro foglio? Ma ce l'ha? Mi date un altro foglio? Mi date un altro foglio? Non si arrabbi, Presidente, cos'è? Allora, un altro foglio che questo non va bene, ecco, questo va bene, non so se lei sa... Sì? Che oggi è la giornata del sorriso. Sì. Mio padre mi diceva sempre... Mio padre... Mi diceva sempre. Dobbiamo tutti tenere in una tasca. Cosa? Presidente. Dammi un foglio. Ce l'ha in mano il foglio? Ce l'ha in mano il foglio. Perché? Suo padre diceva sempre. Il sole. Dobbiamo tenere in tasca il sole. Il sole, nell'altra la tessera della P2. Cosa? No, è che non ci sarebbe Milano 2 altrimenti. Ma cosa sta dicendo? Foglio... Cosa dice? No, infatti, ma non è il foglio giusto, mi date un altro foglio, uno qualsiasi. Ma dammi un altro foglio, uno qualsiasi. Oh, scusi, bene. Ma cosa c'è scritto in quel foglio? Cosa c'è? No, niente, vede, bianco di qua, bianco appunto. Di là, bianco di qua, bianco di su, bianco di giù, su e giù, su e giù. Quanti ricordi. Di cosa sta dicendo? Sono quattro fogli bianchi. No, è lo stesso foglio che ha girato. È praticamente una risma. Vabbè, non è... Lo sventolo per sembrare ancora sul pezzo, perché ripeto sempre le stesse cose, però mi ricordo che mio padre mi diceva sempre di tenere il sole in tasca. Sì, l'ha già detto, Cosa fa, Presidente? Cosa fa? Beh, oggi è la giornata del sorriso, questo non lo sapeva. No, l'ha detto anche questo, ha detto anche quello, l'ha detto. Basta, l'ha già detto che sorride. Mio papà mi diceva sempre, tieniti un Saturno. L'ha già detto. Ma non è questo il foglio! Ma là ci sta. Che la giornata del sorriso l'ha già detto che l'ha ho già chiesto detto. A Cristiano Ronaldo di giocare nel Monza, l'ho detto? Sì, beh, l'ho detto di giocare Monza. Questa è una notizia. Allora, ma scusi, ma perché il numero 4000? Perché ho letto che Ronaldo ha passato una notte con una certa Ruby, che io non conosco, e lei dice che ha preso 4000 euro. E quindi? E quindi se i fogli non mi tradiscono... Ma non c'è niente, non lasci stare i fogli. Sì, mi ricordo che costava 5000 euro. No. Sarà lo spread. Ma cosa fa? Ma così rivela di averla pagata. Assolutamente no. Certo che no, ma non rida. Io ricordo che da 5000 euro a Ronaldo. Ma 1000 erano di Caparra alla Juve. Ma le altre 4000 lire ce l'ho ancora qui lire. Dentro i fogli. C'era comunque dentro... per queste domande tardi ne parliamo domani a mente fresca. Ah, ho capito. Sì, cosa fa? Vabbè, ma non sta dormendo, no? Bravo. Vabbè. Non ci sei cascato. Ma ci mancherebbe. Tu sei sveglio. Ma sì, non potresti venire a giocare nel Monza. Peccato per la barba. Quante volte te l'ho detto, Renato? Non sono Renato. Oggi è la giornata di Renato, lo sapeva. Ma non era del sorriso? Esatto, perché nel Monza non dovranno avere i tatuaggi. Saranno tutti pettinati gratis. Niente sporsping, piercing, persing, serping. Piercing. Ah, è straniero, piercing. Piacere Berlusconi. Ma non sono straniero. Senta, scusi un attimo. No, calma. Allora, cambiamo discorso. Senta, ho letto che è andato al compleanno di Putin. Sì, ma solo perché non ha tatuaggi. Vabbè, lui lavora veramente per la pace del mondo. Lui, Gagliani e Gheddafi. Che però è un po' che non lo sento. Non vorrei che si sentisse poco bene. Ma veramente, Gheddafi è morto da 7 anni. Ma quella che è morta non è Forza Italia? Ma allora, intanto, sì, è vero, non sta benissimo. I sondaggi danno il suo partito all'8%. Quindi. Aia, allora è questo il momento di scendere in campo. Ecco, di questo anche che vorrei... se io sono un imprenditore che si occupa solo di calcio, non mi sono mai occupato di politica. No, scusi, veramente lei ha governato 20 anni. È vero, ma non mi sono mai occupato di politica. Mi sono sempre fatto i cazzi miei. Mi date i fogli con i cazzi miei, per favore. Uno.